dalla 94esima. Bisogna partire da qualche parte. Dico, partiamoci da questo mondo. Ma guarda, io mi sarei rimasto deluso anche di Zeta per il cuore, per la voglia che ci ha messo la squadra, anche se a volte in maniera confusa, però penso che abbia giocato con il cuore, abbia giocato per vincere la partita. Di contro abbiamo trovato una squadra che gioca molto bene a calcio, non butta mai la palla, e hanno giocato con il piglio di una squadra che deve ancora fare dei punti, quindi ahimè, noi pugliesi non riusciamo ad aiutarci tra di noi, non volevamo regali, per carità, però questa pressione fino all'ultimo minuto sulla squadra non l'ho capito, però il calcio è questo, lo accettiamo. È una sconfitta che fa male, ripeto, non tanto per i 3 punti persi, ma per il modo in cui è venuto. La squadra non lo meritava, almeno oggi. Sulla sfortuna c'è stato qualcosa che è un po' da rivedere, forse qualche giocatore un po' sottotono. Sì, no, ma non parlo di sfortuna io, no, assolutamente. Il gol alla fine ci sta, perché hanno fatto un tiro in porta, non mi sembra che Miracco abbia fatto grandi parate. Di contro abbiamo avuto 2-3 opportunità, una clamorosa con Corvino, che avrebbe sicuramente cambiato la partita. Forse ci manca un po' di furbizia, un po' di cinismo sotto porta. Siamo una squadra che fa pochi gol, questo lo dicono i numeri, non lo dico io. E questo ci sta costando queste sconfitte che, ripeto, al di là del discorso numerico non meritavamo. Prospettive? E prospettive. Purtroppo il campionato sta avvolgendo al termine. Noi avevamo preparato bene la partita, vi dico la verità, i ragazzi erano stati eccezionali questa settimana, sapendo anche di dover rinunciare a 2 pedine importanti, però chi ha giocato io penso che l'abbia fatto in una maniera positiva. Speravamo molto su questa partita per mettere un'ipoteca sulla salvezza, che adesso è diventata più complicata, inutile nasconderlo. Però per quello che ho visto oggi è una squadra viva, è una squadra che non ha mollato assolutamente, penso che possiate dirlo anche voi, al di là, ripeto, degli errori, di situazioni confuse, qualche giocatore non al meglio della condizione, questo è lampante. Mi pare che sulle fasce, cioè abbiamo sfruttato poco le fasce quest'oggi, poi ha fatto entrare Montenegro per vedere di, però insomma sulle fasce non siamo mai riusciti a creare. Ma noi purtroppo, giocando con 2 attaccanti piccolini, dovevamo privilegiare il gioco, certo, a sotterra, andando per vie centrali, i riferimenti sugli esterni sempre, però i tempi a volte non sono quelli giusti, sia Pasca sia Giordano non sempre li hanno trovati, però era una nostra scelta, volevamo giocare in maniera diversa. Ripeto, per quel che ho visto io è una partita da non perdere. Però il calcio è questo qua. Accettiamo la sconfitta. Alla fine resta l'amarezza per questo gol al tempo scaduto. Insomma. Molta amarezza. Perché non lo meritavamo, guarda. Ci sono state tante partite in cui una squadra prende gol e merita di prenderlo. Io l'ho sempre sottolineato, non cerco alibi assolutamente. Pareggio sarebbe stato il risultato più logico. Io penso che se finiva in pareggio nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo, anzi forse, ripeto, un po' di recriminazione forse più da parte nostra, per qualche episodio favorevole che non abbiamo saputo. Sì, forse non venivamo di perdere, però forse abbiamo fatto molto poco per vincere. Una partita contro un avversario che tutto sommato non aveva grossi obiettivi di classifica. Ma non mi è sembrato. Che non avesse obiettivi, io ho visto la squadra che c'era più obiettivi da raggiungere, no.
cioè, non ha fatto molto poco rispetto a quello che avrebbe dovuto fare oggi Nardò per vincere la partita fondamentale. No, e la partita era importante. Noi abbiamo fatto molto, perché di fronte avevamo una grande squadra, abbiamo creato delle situazioni positive, abbiamo cercato di sbloccare il risultato, lo abbiamo cercato sempre. Ti importa, non abbiamo visto però. Io ho visto Corvino tu per tu col portiere sbagliare da 4-5 metri. Tranne quell'occasione lì. Tranne 4-5 calci d'angolo per un niente non siamo stati convinti, cattivi. Sì, ma Zocchi ha preso una botta al 40° al primo tempo. Il secondo tempo è rientrato, gli ultimi 5 minuti del primo tempo praticamente zoppicava in campo. Sì. Nel secondo tempo non ci è sembrato nelle migliori condizioni. La sostituzione è stata un po' tardiva. Ma io penso di no, anche perché io mi consulto sempre anche lo staff medico, loro mi dicevano che può reggere anche per Taurino, io l'avrei cambiato subito perché ho capito che era uno stiramento, loro hanno detto no, aspettiamo, vediamo, ognuno deve fare il suo, cioè rispetto anche dei ruoli. Io chiedo... Secondo tempo non era entrato in niente in gioco. Sì, secondo tempo era claudicante proprio, il tempo di far riscaldare a Montenegro dopo 10 minuti, il tempo di far riscaldare Montenegro, perché con queste temperature era freddo, c'è la pioggia, il giocatore a freddo sarebbe stato un pericolo, il tempo di riscaldarsi Montenegro è entrato, però hai ragione, era quasi fermo, sì.